Sanremo 2025, spuntano le date d'inizio e i cambiamenti in vista. Ecco quando dovrebbe iniziare il Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti. Nonostante manchino ancora diversi mesi all'edizione del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti è già impegnato nel preparare serate straordinarie per il pubblico. Festival di Sanremo 2025, quando dovrebbe iniziare? Dopo l'uscita di scena di Amadeus, le aspettative verso il nuovo direttore artistico e conduttore sono altissime e Conti è determinato a soddisfarle. Una delle possibili novità potrebbe risultare davvero eclatante. Secondo Riviera 24, le date provvisorie del 75esimo festival sarebbero dal 4-8 Lecce Albanesi febbraio, anche se manca ancora una conferma ufficiale. Se queste date venissero confermate, il Festival di Sanremo 2025 potrebbe iniziare qualche giorno prima rispetto all'edizione precedente, che aveva avuto inizio il 6 febbraio. Tuttavia, al momento, queste informazioni vanno prese con cautela e si attende un annuncio ufficiale da parte del direttore artistico e conduttore della manifestazione. Inoltre, sempre secondo il portale, si apprende che potrebbe concludersi la collaborazione di Gaetano Castelli e della figlia Maria Chiara con il festival. Al loro posto, Carlo Conti potrebbe scegliere Riccardo Bocchini per le scenografie, lo stesso che ha curato le scenografie delle precedenti edizioni sotto la guida di Conti. Tuttavia, anche questa rimane una voce non confermata né dalla RAI né dal direttore artistico. Finora, Carlo Conti ha fornito poche informazioni, ma è noto che ci saranno alcune modifiche al regolamento e tornerà il dopo festival. È inoltre confermato che i big e le nuove proposte si sfideranno in due competizioni separate. La competizione sarà dunque suddivisa tra big e nuove proposte, e il vincitore di quest'ultima categoria sarà rivelato prima della serata finale. Attualmente, ci sono molte voci e alcuni cambiamenti nel regolamento. Le serate del festival, inoltre, si concluderanno prima, intorno alle 00:30. E il numero di artisti in gara nella categoria Big sarà ridotto rispetto a quello degli ultimi anni.